La Flat Earth Society è un gruppo di opposizione controllato che mescola verità, menzogne e satira per screditare i ricercatori genuini della Terra piatta. È un lavoro che stanno facendo da molto tempo. Fondata nel 1970 da Leo Ferrari, che era sospettato di essere un massone professore di filosofia all'Università di St. Thomas, Leo ha passato la sua vita deridendo il legittimo argomento della Terra piatta. Morì nel 2010. La Flat Earth Society esiste tutt'oggi online sul sito web, dove tramite il forum, attraverso report e commenti, tratta molti argomenti fasulli, rendendo questo in modo impassibile e per niente serio. Nel 1956 il ricercatore serio della Terra piatta Samuel Shenton ha dato via all'IFERS, International Flat Earth Research Society, facendo clamore con le sue pubblicazioni e con le interviste, rivelando la verità della nostra terra piatta alle masse. I globalisti cercarono di ignorare la minaccia messa in atto da Shenton per un decennio, ma alla fine hanno creato un circolo pazzesco per competere un'opposizione controllata contro l'IFERS, contro la società della terra piatta, ed ha speso gli ultimi 45 anni cercando di deviare le ricerche dei Flat Earth in un reame di sarcasmo e satira. Per darvi un'idea di come funziona l'opposizione controllata, consideriamo l'esempio di Leo Ferrari sulla roccia a forma di zucca che portava sempre con sé nelle interviste o nelle conferenze. Affermava che quella roccia proveniva dalla fine della Terra piatta e raccontava con un grande sorriso affettato sul volto che la sua barca stava per cadere oltre la fine, ma lui si è salvato aggrappandosi con fortuna a questa roccia. Chiaramente ha trattato la nostra Terra piatta in modo ironico per scoraggiare le persone di prendere l'argomento seriamente. L'intero metodo di Ferrari, coinvolto nell'approccio dell'argomento della Terra piatta da qualsiasi angolo si prendesse, non aveva nulla del metodo razionale o scientifico. Ad esempio, pubblicò una serie di articoli incluso «L'errore del globo è a causa del pregiudizio razziale», sostenendo che le persone nelle nazioni in alto del globo si sentivano superiori a quelle in basso, quando invece non esisteva un alto ed un basso nel mondo. Quindi, se anche uno presuppone che il mondo è sferico, l'alto ed il basso sono scelti arbitrariamente per il risultato di una discriminazione razziale nei confronti di quelli al sud. Come può un sistema globulare far sì che mercenari e creduloni pensino seriamente di essere stati creati uguali quando insegnano che alcune persone sono eternamente destinate a stare appesi come pipistrelli nella parte bassa del globo, mentre altri sono belli ritti, l'unica soluzione è la terra piatta? Quindi, vedete che anziché presentare misurazioni o esperimenti, anziché presentare prove o evidenze, Ferrari spesso disputava che la terra piatta era una soluzione satirica e fortuita contro i problemi sociali. In una famosa intervista con la CBC nel 1971 chiesero a Ferrari: come spiega il fatto che la Terra appare rotonda nelle fotografie fatte dallo spazio, dagli astronauti? Anziché rispondere e mostrare le evidenti fotografie truccate, Ferrari rispose: semplice, senza dubbio vi è familiare la teoria di Einstein della curvatura dello spazio. Se lo spazio è curvo, e i moderni scienziati si basano su questa ipotesi, la Terra dallo spazio appare circolare. Si tratta di una semplice illusione ottica. Anziché rispondere e mostrare le evidenti fotografie truccate, Ferrari rispose: semplice, senza dubbio vi è familiare la teoria di Einstein della curvatura dello spazio. Se lo spazio è curvo e i moderni scienziati si basano su questa ipotesi, la Terra dallo spazio appare circolare. Si tratta di una semplice illusione ottica. Questa risposta contorta ed assecondante non era per niente una vera risposta ed ha fatto in modo che gli ascoltatori rizzassero testa e sopracciglia. Durante questo periodo Charles K. Johnson, un altro genuino Flat Earth, prese il comando dell'IFERS dopo il recente decesso di Shenton. Egli, insieme alla moglie Marjorie, insieme ad altri Flat Earth, a vegetariani ed altri attivisti contro la vivisezione nelle campagne che combattevano per un migliore trattamento dei nostri amici animali, nel 1974, quando Johnson venne a conoscenza dell'organizzazione in fasce di Ferrari, decise di contattarlo scrivendo una lettera cordiale con la richiesta di conoscere altre informazioni sulla sua società, alla quale Ferrari non ha mai risposto. Due anni più tardi Johnson scrisse un'altra lettera garbata dicendo come sarebbe stato felice per una prospettiva con la mentalità di una campagna una volta compresa l'attività della società di Ferrari. «Sono sicuro nel mio cuore che non siamo troppo lontani negli obiettivi», scrisse Johnson. «Cerco di praticare quello per cui ho pregato nel pensare e ricercare con idee e concetti ragionevoli». Chiuse dicendo che avrebbe aspettato a stento una risposta di Ferrari, sperando in una favorevole risposta. Dopo sei mesi, senza risposta, Johnson scrisse un'altra volta spiegando nuovamente il suo solo proposito per allargare la sua vista, entrando e sostenendo i fatti che avrebbero portato benefici a sé e al resto del mondo. Richiedeva una risposta ed una copia di Ferrari sulla rivista FES.
In chiusura Johnson firmò: grazie dal profondo del mio cuore, in anticipo, ma avvisava che Ferrari avrebbe continuato ad ignorarlo ancora una volta. Saprò di sicuro che lei è quel tipo di nemico del lavoro dei Flat Earth. Questa volta Ferrari rispose, ma non con un messaggio o attraverso il giornale come richiesto. Lo fece sul form a pagamento della FES. Johnson proseguì nelle sue indagini nell'IFES per scoprire che faceva uso dell'idea dei Flat Earth come trovata per intrattenere e promuovere la società atea. Da quel momento Johnson lavora sodo per espandere l'IFES e per il resto della sua vita costantemente espose la FES di Ferrari chiamandolo il falso profeta colpevole di infangare l'acqua della verità. Tragicamente alla fine della sua vita la casa di Johnson si incendiò totalmente insieme a tutto il materiale di Flat Earth che lui e Shenton avevano raccolto durante la loro esistenza. Fino alla fine dei suoi giorni Johnson asserì che il fuoco è stato risultato di un incendio doloso della NASA attraverso un agente che aveva visto curiosare in giro. Recentemente l'IFES è sparita ed esiste solo la FES di Ferrari sul web, con una pagina di messaggi che è mantenuta da moderatori i quali seguono le orme di Ferrari, rendendo ridicola tutta la cosa, trasformando ogni quesito in scherzo, evitando che ogni ricercatore serio della Terra piatta possa proseguire. Il solo aspetto positivo del loro sito web è la libreria, che altre persone mantengono con materiale sulla Terra piatta, che attualmente è abbastanza valido. Il presidente attuale, Daniel Shenton, che per coincidenza non ha alcuna relazione con il genio Flat Earth e il primo fondatore Samuel Shenton, si può ascoltare nel seguente clip, dove continua a portare fango nell'acqua della verità con diversi argomenti dei Flat Earth. Questo è Daniel Shenton. Vedo il mondo che è piatto, è un disco. Intendo dire che ci sono dei cambiamenti sulla superficie, ma in generale è un disco piatto. E che cosa ci dice degli altri pianeti, del Sole e della Luna? No, non sono certo di questo, ma mi sembra, dalle evidenze che ho visto, che probabilmente si tratta di sfere, ma probabilmente non è stato provato, penso. Ma se la Terra è un disco, presenta certi problemi con la gravità, ha una soluzione di questo? Sì, l'effetto della gravità che proviamo si può simulare a quello che le persone pensano, il pensiero comune sull'idea della gravità si può simulare dal semplice movimento che il disco della Terra si muove in su, accelerando a 9,8 metri al secondo, avendo lo stesso effetto che le persone pensano tradizionalmente come per la gravità. La vecchia questione, se la Terra è piatta, che cosa impedisce alle persone di cadere fuori? Nulla, suppongo, esiste una barriera attorno al bordo, ma penso che se si riesce a superare questo si può cadere. Lei è serio su questo, ma non mi sembra una metafora astuta. O si tratta di uno stratagemma di marketing, qualcosa in cui crede veramente? Sì, lo è uno stratagemma di marketing, qualcosa che non, ma non sono pagato per questo. Notate che ha detto, non sono sicuro del Sole, della Luna e dei pianeti, ma probabilmente si tratta di sfere, ma definitivamente non è stato provato, penso. Queste risposte instabili sembra naspino in modo esperto con le parole che suonano come un intenzionale tentativo di stordire il genuino scudo dei ricercatori della Terra piatta, quelli che come me vuole raccontare a voi in modo inequivocabile che il Sole, la Luna e le stelle di pianeti sono semplicemente illuminari dischi rotondi di luci celestiali e non sferiche terraferme dove atterrare come i massoni o la NASA ci vogliono far credere. Inoltre, prosegue dicendo, l'effetto della gravità che proviamo si può simulare a quello che le persone pensano nel pensiero comune sull'idea della gravità, si può simulare dal movimento di 9,8 metri al secondo, avendo lo stesso effetto che le persone pensano tradizionalmente. E questo ridicolo argomento falso che non sta in piedi nei Flat Earth appare anche su Wikipedia e nella pagina web dei FES, probabilmente sbagliata, come l'accelerazione in alto del disco che si schianterebbe contro elicotteri, aerei e mongolfiere rendendo impossibile qualsiasi tipo di volo. Ma promuovono di presupposito queste pagliacciate. Così i ricercatori neofiti della Terra piatta si metteranno a ridere di queste stupide spiegazioni e subito dopo abbandoneranno l'intero argomento. Per combattere la Flat Earth Society di Ferrari, che è controllata dalla posizione e di memoria Samuel Shenton, Charles Johnson ed altri veri ricercatori della Terra piatta del passato, ho iniziato nuovamente il Forum dell'IFES, la Società Internazionale dei Ricercatori di Terra Piatta. Iscrivetevi per cortesia, aiutateci a rendere utile ed informativo questo spazio, visitateci a ifers.123.st.